Salve a tutti bolidi, io sono Obu e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Allora ragazzi, oggi parliamo per la penultima volta della prima stagione di My Dress Up Darling, perché sì, oggi abbiamo l'undicesimo episodio che si intitola Mi trovo in un motel, che a quanto pare dovrebbe essere, come detto, il penultimo. Si arriverà a 12 episodi, sabato 26 dovrebbe esserci l'ultima. Allora io non so quando starete voi guardando questo video per quanto riguarda la pubblicazione che ho, perché ho anche altri video da fare, nel senso, ripeto, dovrebbe esserci l'undicesimo episodio, che è l'ultimo. Tra l'altro, se volete chiaramente recuperarlo in maniera legale, trovate qua sotto in descrizione il link che vi riporta direttamente all'episodio, proprio il link diretto, l'episodio 11 di Crunchyroll. Tra l'altro qua sotto trovate anche i link di tutti i miei social, per voi, insomma, se siete curiosi di vedere cosa faccio al di là, insomma, non sapete come fare. Detto ciò, episodio 11, mi trovo in un motel. Allora, quando è uscito questo episodio e qualcuno di voi mi ha detto Obo, guardalo perché è qualcosa di fuori di testa, nel senso, quelli che abbiamo visto finora sono stati carini, ma questo secondo me è molto bello, ma mi ha detto un ragazzo così in prima, mi fa anche, insomma, dai, sono curioso, ho voglia proprio di capire di che cosa si sta parlando, perché effettivamente non avrei mai detto di riuscire ad appassionarmi ad uno slice of life del genere, tanto da guardarlo tutto senza dropparlo prima, senza che mi rompessi i coglioni. Ripeto, l'episodio inizia in un modo particolarmente interessante, che ho apprezzato molto, che più che altro spiega un po' allo spettatore che magari non è mai stato in Giappone dell'esistenza di questi manga caffè, perché Marin e Gojo vanno direttamente in questa, diciamo, attività, in questo negozio dove tu paghi un tot l'ora e leggi tutti i manga che vuoi, fondamentalmente una sorta di negozio LAN party, che ci sono tipo magari qui da noi dove però lì giochi, là però in Giappone, dico, in questi manga caffè leggi manga, bevi dei caffè, adesso non so se siano compresi anche quelli del prezzo, però è una roba interessante. Allora, spero che queste attività funzionino ancora in Giappone, perché sapete, no, con la commercializzazione di tutte queste cose, tra, ripeto, nel nostro caso LAN party, con tutti i PC che ormai ce li hanno tutti, sono sempre delle attività che fanno fatica ad andare avanti, che insomma funzionavano anni fa, adesso funzionano meno, però come detto in Giappone sembra che vadano ancora. Molto bella questa cosa, ci andrò prima o poi quando andrò in Giappone. Tuttavia, qui Marin e Gojo stanno sostanzialmente cazzeggiando un semplice pomeriggio, come probabilmente abbiamo fatto tutti noi con i nostri amici e quant'altro. In questo manga caffè Marin fa presente a Gojo l'idea per un nuovo cosplay che si chiama, diciamo, Lit, la protagonista, che è una sorta di succube che praticamente ha l'obiettivo di far addormentare il protagonista del manga che sta facendo vedere a Gojo, il quale però non ce la fa, perché questo protagonista è il classico otaku che con tipo lavora la notte al suo manga, la sua light novel, e poi la mattina va a scuola, insomma fa sta vita qua da, no, sì, otaku ma un po' disadattato, insomma classico personaggio giapponese dei manga. E questa Liz particolare però è protagonista di uno slice of life. Infatti questa cosa qui, che ho adorato tanto anche a livello proprio della puntata, è che spiega in maniera indiretta Marin allo spettatore, ma in maniera molto diretta a Gojo, che cos'è uno slice of life. Ovvero ti spiega a Gojo cos'è lo slice of life inteso proprio come genere, ma paradossalmente, come vi dicevo, in maniera indiretta spiega allo spettatore che quello che chiaramente tu hai visto fino adesso è uno slice of life. My Dress Up Darling è uno slice of life. Adoro quando negli anime danno effettivamente queste delucidazioni in maniera indiretta, che lo spettatore deve cogliere. Non sono, diciamo, serviti su un piatto d'argento. È un po' come la lore dei titoli di From Software di Miyazaki, tipo Elden Ring. Adesso ci sto giocando, sono infognato con Elden Ring, quindi vabbè. Tuttavia, la natura effettivamente di questo cosplay per Gojo è qualcosa di particolare che fino adesso non erano mai riusciti a trovare nel loro, appunto, le loro esperienze che hanno fatto fin d'ora con Marin, ripeto. Perché il personaggio di Liz, essendo chiaramente che si basa su uno slice of life e tendenzialmente linearmente molto comico e comunque fa divertire, ha dei disegni che sono fondamentalmente molto caricatuneschi, se così si può dire. Non sono realizzati su modelli veri come, che ne so, Black Loberia, no? Che era quello che abbiamo visto nelle puntate scorse. Ma Liz è molto cartunata, cartunesca, fa ridere proprio, è proprio una caricatura, non è, cioè, come i personaggi di One Piece.
non hanno linearmente le robe giuste proporzionate. E stesso discorso vale effettivamente anche per il costume. Quindi qui Gojo si domanda, cavolo, tra lui, perché dopo esternerà questa cosa e anche lì c'è da parlare secondo me di questo ambito, è il fatto che dice, ma io adesso però effettivamente mi sono sempre basato su dei personaggi che avevano A, B, C, io dovevo replicare A, B, C, vabbè al massimo interpretavo due robine, qua devo interpretare tutto praticamente. Detto ciò, la giornata giunge al termine, Gojo si appassiona, come sappiamo, no, ai suoi lavori che deve fare, li affronta in maniera molto professionale, infatti uscendo dal manga caffè fa presente a Marin se possono effettivamente fermarsi un attimino in libreria così da andare a prendere il primo volume di questo manga dove c'è chiaramente questa Liz, questa succube, così che lui possa leggerlo, studiare il personaggio, bla bla bla, sapete come fa lui le robe. Dopo poco tempo da lì, da quella giornata, Marin scrive a Gojo di essere riuscita a trovare una sorta di location appetibile per la realizzazione di questo cosplay, perché la camera di Gojo e la camera di Marin non sono compatibili con la camera del protagonista del manga che vogliono interpretare tramite cosplay. Il fatto è che Marin, adesso io non so se voglia fare la finta tonta o meno, quanto pare sembra di sì perché proprio il personaggio è quello, ma come detto prenota in un motel. E allora qui c'è la sagra del cringe proprio, perché quando arrivano nel motel già c'è tipo Marin scambia tipo un dildo per un massaggiatore, vabbè tendenzialmente lo è, però di fatto non è che, cioè non lo definirei, ma cioè ok, la camera dell'hotel è molto, del motel anzi, è molto bella. E una cosa che però io non ho capito è che effettivamente per i giapponesi andare nei motel è tipo un tabù a quanto pare, cioè nel senso se tu vai nei motel sei effettivamente uno che va là per scopare, per chiavare. E tra l'altro mi sembra, da quello che ho capito, che dice Gojo, per i minorenni in Giappone è vietato andare nei motel, da quello che ho capito, ve lo dice, mi sembra chiaro e tondo, ma allora mi viene da dire, cioè che il gestore di questo motel è una persona, cioè ha fatto proprio un'illegalità, non ha chiesto i documenti a sti due ragazzi, vabbè, ma io che cazzo, ma che me frega a me. Tuttavia anche su qualche battibecco così in maniera simpatica, Gojo effettivamente dice no, beh, nel senso hai ragione Mari, non è che effettivamente siamo qua per perdere tempo, perché subito Gojo voleva andare via e sapete che è un personaggio molto ligio, però Mari dice ok, va bene, nel senso anch'io avrei mai voluto vedere i motel, sono curioso, volevo vedere anche com'erano, ho sbagliato, non ho visto che era effettivamente un motel, però mi secca andare via sprecando tutti sti soldi per, cioè siamo qua per fare un set fotografico, facciamo un set fotografico, cosa ce ne frega noi di quello che la gente fa nei motel. Ed effettivamente questa cosa ha un senso logico se ci pensate, perché non è che vai a sputtanare i soldi. E Gojo qui si dice ah ok, effettivamente si tranquillizza un po', perché aveva associato, no, questa sorta di uscita pomeridiana a una sorta di andare a chiavare quando ho scoperto che questo era un motel, figurati eh. Poi ripeto, forse c'è anche un po' del voluto da parte di Marin, perché sai che a lei piace lui, quindi... Vabbè, in ogni caso, Marin poi dopo va in bagno, si cambia, perché nel senso Gojo ormai gli ha già fatto il costume. Tra l'altro adesso, se voi notate, già un paio di volte che non fanno più vedere il processo che ci sta dietro la creazione dei costumi, perché è come se lo dessero un po' per scontata sta cosa. Vi piace a voi? Personalmente lo trovo effettivamente sì, una velocizzazione degli eventi concentrandosi molto di più su quello che è il rapporto tra Marin e Gojo, che sta migliorando sempre di più. Quindi l'ambito dei cosplay adesso è diventato una sorta di sfondo, se vogliamo, sul loro rapporto. Qui la parte interessante però che vi dicevo prima, inizio puntata proprio, inizio proprio video, è che Gojo, vi dicevo, no, ha interpretato fondamentalmente il costume. E lui qui diceva, sì, questo è un costume, nel senso uno dei più strani che ho fatto, perché come detto era uno di quelli dove ho dovuto interpretare di più, e se noi ci dobbiamo basare sui disegni della mangaka è il costume che mi è venuto peggio, perché è quello che in teoria è meno fedele a quella che è l'opera originale. Qui Marin effettivamente però dice una cosa molto interessante, ovvero che comunque l'essenza stessa di chi fa cosplay è anche quella un po' di interpretare, anche perché lei fa l'esempio che in alcuni manga, in alcuni anime, il cosplay di un determinato personaggio può variare. E qui ho pensato un po', forse effettivamente, vi ricordate la prima apparizione che fa Vegeta su Dragon Ball Super, no su Dragon Ball Super, su Dragon Ball Z, che ha tipo la tuta del colore verde, poi dopo c'è la blu, insomma tempo fa, vabbè, ma quella è una piccola differenza, sarebbe quasi più definibile un retcon, robe simili, cambiamento dell'autore, però vabbè, nel senso l'idea di fondo è che fondamentalmente
chi fa cosplay è anche, diciamo, indirizzato molto all'interpretazione di un personaggio. Ed è secondo me una cosa che si lega molto a quello che abbiamo visto negli episodi scorsi, dove appunto la sorella di Juju voleva interpretare quel personaggio maschile nonostante era femminile, lei una donna. Come detto, chi fa cosplay non è, diciamo, segregato a dogmi prefissati, perché c'è chi vuole fare il cosplay fedelissimo, chi vuole fare quello che vuole interpretare un po' di più. Insomma, è questo anche la bellezza di chi fa cosplay, cioè nel senso il cosplayer è proprio una cosa che varia a seconda di chi lo interpreta. Molto bello effettivamente questo discorso e c'ha un senso incredibile, perché anche nelle fiere in cui vado, tra l'altro devo andare al Gardacon questo weekend per chi c'è, è bello anche per sta cosa, voglio dire. A parte che comunque il costume che ha ideato Gojo, secondo me di Liz, è molto bello, lo interpreta bene anche chiaramente Marin. Hanno gli oggetti di scena, iniziano pian pianino a entrare nella parte, si fanno le foto, almeno Gojo fa le foto a Marin, ricreano alcune delle scene del manga molto interessanti. Poi dopo c'è effettivamente uno scatto che chiaramente, come vi dicevo, è la ciliegina sulla torta del cringe perfetto. Gojo vuole ricreare il punto di vista di Lit che tipo urla, non urla ma tipo non so, fa un verso strano, e per farlo serve il contatto visivo. Quindi Gojo, senza pensarci neanche più di tanto perché era entrato completamente nel mood del photoshooting e quindi chiaramente del lavoro, gli dice a Marin: Marin, mettiti su di me, nel senso, fai tipo la cow... non gli dice fa la cowgirl, però gli fanno tipo in posizione da cowgirl, vabbè, chi lo sapete, cazzo, dai. E tipo lei fa così, poi dopo a un certo punto si mettono, come detto, in posizione molto erotica, e dopo un momento realizzano effettivamente di essere in un motel, perché nella stanza accanto c'erano due persone che stavano chiaramente facendo sesso e che, insomma, la ragazza stava facendo, insomma, i versi, stava gemendo. E quindi allora tipo Gojo fa: oh cazzo, aspetta, ma no, dove siamo? Oh! E gli parte tipo il durone e tipo Mari fa: oh! E tipo, cioè, capisci, succede un po' tutto il cringe. E dopo, vabbè, lei urla, Gojo gli prende tipo il bacino, il telefono di Marin gli scivola dalle mani, va a finire tipo casualmente sulla luce, si spegne la luce, stanno per baciarsi, ma poi dopo succede l'inderogabile perché chiama tipo quello del motel e dice: oh, che è scaduto il tempo, cosa facciamo, proroghiamo di un'altra mezz'ora, non lo so, un'altra ora. E lì chiaramente finisce proprio tutto sul più bello. E tutto questo è veramente molto cringe. Però figo, nel senso, è un rapporto che si sta creando, si sta sviluppando, perché erano lì tanto da darsi il bacio. Succede però chiaramente la cosa, cioè la cosa più canonica di tutto, ovvero che venissero bloccati proprio sul nascere. E vabbè, è morta lì. Poi bella anche la parte dove chiaramente tornano giù, perché poi si rivestono, Marin è tutta preoccupatissima che dice: oddio no, stavamo per baciarci effettivamente, perché anche lei prova qualcosa che logicamente per lui, tipo lo ama, poi lui pure ama lei, insomma vabbè, è un rapporto un po' difficile. Tornano giù e lì incrociano sull'ascensore non quelli che stavano scopando, perché ho visto che molta gente ha fatto confusione. Quelli lì era un'altra coppia che a quanto pare era in un'altra stanza vicino alla loro, a quella di Marin e Gojo, e che ha sentito quelli che stavano gemendo, e che la ragazza, quella un po' più grande, ha scambiato Marin per quella che gemeva e dice: ah, che carini questi due liceali e le prime esperienze, quando in realtà loro erano venuti lì non per fare photoshooting. E la puntata bene o male si conclude con Gojo che è lì, che non lo so, si sta segando, non so che cazzo stia facendo, però insomma, ripeto, una sagra del cringe. Un episodio che, come detto, è stato particolarmente sentito, divertente se vogliamo, che ci sta facendo sempre di più costruire un rapporto figo tra i due protagonisti, e che è più che altro immedesima secondo me, perché molte persone si possono vedere nel loro rapporto. Mi piace anche per questa cosa, non che riguardi me, ma non ci vedo nulla di male, solo che io non ho mai vissuto una storia d'amore del genere. Fatemi sapere qua sotto se voi avete vissuto o state vivendo le relazioni di questo tipo, perché sono curioso. A voi è piaciuta la puntata? Fatemi sapere, mi raccomando, anche questo. E come sempre vi ricordo di lasciarmi un like, un commento, una condivisione, e ripeto, in descrizione trovate i link di tutti i miei social. Da qui a Bogolo è tutto, e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Oh. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.